Ottavo giorno. Oggi conducimi le anime che sono nel carcere del purgatorio ed immergile nell'abisso della mia misericordia. I torrenti del mio sangue attenuano la loro arsura. Tutte queste anime sono molto amate da me. Ora stanno dando soddisfazione alla mia giustizia. È in tuo potere recar loro sollievo. Prendi dal tesoro della mia chiesa tutte le indulgenze ed offrile per loro. O se conoscessi i loro tormenti, offriresti continuamente per loro l'elemosina dello spirito e pagheresti i debiti che essi hanno nei confronti della mia giustizia. Misericordiosissimo Gesù, che hai detto che vuoi misericordia, ecco, io conduco alla dimora del tuo pietosissimo cuore le anime del purgatorio, anime che a te sono molto care e le quali tuttavia debbono soddisfare la tua giustizia. I torrenti del sangue e dell'acqua che sono scaturiti dal tuo cuore spengono il fuoco del purgatorio, in modo che anche là venga glorificata la potenza della tua misericordia. Dall'arsura tremenda del fuoco del purgatorio si innalza un lamento alla tua misericordia, e le anime ricevono conforto, sollievo e refrigerio nel torrente formato dal sangue e dall'acqua. Eterno Padre, guarda con occhi di misericordia alle anime che soffrono nel purgatorio e che sono racchiuse nel pietosissimo cuore di Gesù. Ti supplico per la dolorosa passione del Figlio tuo Gesù e per tutta l'amarezza da cui fu inondata la sua santissima anima. Mostra la tua misericordia alle anime che sono sotto lo sguardo della tua giustizia. Non guardare a loro se non attraverso le piaghe del tuo amatissimo Figlio Gesù, poiché noi crediamo che la tua bontà e la tua misericordia sono senza limiti. Segue la coroncina alla divina misericordia.